Buongiorno a tutti ragazze e ragazzi, bentornati in un nuovo video. Scusate se tengo gli occhi così, ma mi sono appena alzata, c'è un sole oggi, un tempo bellissimo e questo è un nuovo video. Come sapete penso bene tutti, la situazione attuale qui in Italia e si sta propagando anche poi nel resto del mondo è abbastanza critica con questo virus. Infatti stiamo rimanendo tutti a casa. Proprio per questo ho pensato di fare questo video, perché sto portando lo stesso format su Instagram, ma mi rendo conto che vogliate vedere magari i passaggi in maniera migliore, quindi ho pensato di farlo direttamente su YouTube, dove appunto cuciniamo delle ricettine comunque sfiziose che vi fanno passare il tempo in queste giornate appunto che sembrano eterne, soprattutto per chi non è abituato a stare a casa. Però ricettine comunque fit, che non vi fanno sentire in colpa e che potete mangiare tranquillamente perché sono molto 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 light. Semmai ne farò anche un altro in questa quarantena, diciamo che è passata ufficialmente una settimana oggi, quindi non si sa ancora bene fino a quando effettivamente si prolungherà. E niente, andiamo a fare la colazione, quindi prima ricettina. Vi faccio vedere come faccio il mio pancake, super super semplice, velocissimo. Ci servirà albume, farina di avena, o comunque poi scegliete voi il tipo di farina, però mi piace un sacco con l'avena integrale addirittura, ma non ce l'avevo. Uno shake, perché fate molto 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 prima, di solito ci metto le gocce di cioccolato fondente, ma non ce l'ho più. E intanto facciamo la base. Per la mia dose io utilizzo 100 ml di albume, poi cercherò di scrivervi il dosaggio qui sotto in info box, e uso appunto lo shaker perché è comodo ed avete già le razioni. E in 100 ml di albume io ci metto 2 cucchiai di farina, quindi poi se volete raddoppiare, insomma, andate a raddoppiare anche le dosi. 1 e 2. Adesso la parte divertente, chiudo e shakerò. Molto semplice, non ci metto dolcificante, non ci metto niente. Se volete magari un pizzichino di miele, perché dopo ci vado ad aggiungere la cremina. Ora, fiamma bassissima, metto questa padellina che ho comprato su Amazon, che vedete anche il pezzo sopra, e sono antiaderente. Per sicurezza ci metto sempre un po' di olio di cocco, lo spargo con un tovagliolino. E una volta che è calda, inserisco il mio impasto. Io ne faccio uno unico, così viene bello grande, tutto bello sfumoso. Se volete potete farne tanti piccoli. Se avessi avuto le gocce di cioccolato le avrei messe adesso. Invece chiudo direttamente questo, così si cuoce bello uniforme. Attenti sempre che la fiamma è bassina. E ora lo lascio cuocere e poi lo giro. Ora stacco il tutto dal bordo. In realtà questa servirebbe proprio per girarla direttamente da qui, però non mi va di sporcare due padelline, quindi la mia pigrizia mi impone di fare così. Voilà, come vedete è bello sbruciacchiatello, ma non troppo perché poi diventa troppo duro. Faccio un po' sbruciacchiare anche l'altro lato e poi siamo pronti. Adesso che abbiamo il nostro pancake, come vedete è super fluffy, altino, come piace a me, tipo una piadinona praticamente. Io faccio sempre così, lo taglio in quattro spicchioni e ci metto sopra la crema proteica. Questa qui è sicuramente quella che mi piace di più. E ne metto un po' sopra ai pancake, anzi al pancake caldo, così si scioglie ben benino e non devo usare tantissima crema. Variante, se volete ci potete mettere un po' di banana schiacciata dentro, lo yogurt greco. Insomma, questa è la base, a me piace abbastanza neutro. E siamo pronti all'assaggio. Non sarà bellissimo, ma vi posso assicurare che è buono. Ci dovete solo fare l'abitudine una o due volte, poi diventerà un'ossessione. Poi super velocissimi. Lo accompagno insieme o a del tè. Oggi mi va di farmi una sorta di cappuccio, però con il Nescafè, questo qui per latte, perché anche questo è più veloce, latte senza lattosio e via. E quindi buona colazione. Eccomi qua, mi sono data una sistemata perché ho dovuto girare un video. Comunque siamo arrivati, secondo pasto, pranzo. Non vi ho fatto vedere lo spuntino di metà mattina perché non c'è stato, molto semplicemente. Quindi per pranzo facciamo le polpette di spinaci, ricotta, pan grattato, uova, vabbè. Adesso vi faccio vedere. Vi dico subito che potete sostituire gli spinaci con qualsiasi verdura, che sia cavolfiore, che siano zucchine. Davvero, cioè, sbizzarritevi. Io ho provato anche a farle con le zucchine, mi piacciono tantissimo, però mi piacciono ancora di più con gli spinaci, strano ma vero. Quindi procediamo subito, vi faccio vedere cosa ci serve. Anche qui pochissime cose. Ecco gli ingredienti, davvero pochi pochi pochi. Ci servirà una ricottina, in questo caso io ho preso questa light, un uovo intero o anche solo l'albume,
spicchio d'aglio per cuocere gli spinaci un po' in padella, pan grattato o potete comunque grattugiare il pane voi, insomma quello fresco, io devo finire questo e basta, poi componiamo il tutto. Parto con il cuocere un po' gli spinaci, questi qua sono quelli surgelati perché avevo questi, quindi metto spicchio d'aglio, lo metto già spellato perché dopo andrà frullato, un goccino d'olio, proprio un goccino, ci aggiungo anche un po' di peperoncino, sale dopo sugli spinaci e appunto faccio cuocere poco, giusto il tempo che si insaporiscono un po'. Nel frattempo in una terrina vado a sbattere un po' l'uovo con la ricottina. Quando sentite che sono belli morbidelli, li spegnete, li facciamo raffreddare un attimo e poi vanno nel frullatore. Questo deve essere frullato finché non viene una purea, diciamo, non troppo liquida. Una volta che abbiamo il nostro composto, vado a versarlo nella cremina che ho fatto prima con l'uovo e la ricotta. Ora vado a mescolare tutto quanto il composto. Come vi ho detto anche già su Instagram, con questa cremina poi volendo ci volete farcire anche una torta rustica. Noi adesso le trasformeremo in polpette con l'ausilio del pan grattato. Per quello non so dirvi le dosi perché va messo finché non vedete che l'impasto comincia a rapprendersi, ad asciugarsi. Eccolo qui. Quindi procedo con il pan grattato poco a poco. Così vedo quando il mio impasto diventa come deve essere. Poi queste vengono buonissime. Io non aggiungo sale nell'impasto perché l'ho già messo negli spinaci prima. Però se volete in questo momento potete aggiungere altro sale, pepe, eccetera, eccetera. A me non piacciono. Quando avete questa consistenza qui, che non deve essere proprio secca, altrimenti mi mandate il polistirolo, possiamo dargli una forma. Eccoci qua, ho preparato la mia teglia fresca. Scaldate intanto il forno a 180 gradi. A me non piacciono troppo grandi, quindi le faccio diciamo di una media dimensione. Fate la pallina e poi la schiacciate. Continuo così finché non finisco tutto il mio impasto. Eccole qui, le vado ad infornare. Vanno circa 10 minuti, un quarto d'ora, però controllatele sempre che non si secchino troppo. Mentre le polpette sono in forno, io intanto mi sto preparando questi qua, i pisellini della Findus, li adoro alla follia. Quindi ho messo olio, cipolla, tanta cipolla, peperoncino e intanto faccio andare un po', sempre a fiamma bassa, dopodiché ci aggiungo i pisellini, un goccio d'acqua, chiudo e ho fatto. Ecco qui il mio pranzetto, i pisellini ancora fumanti. Queste qui le accompagno con una salsina, potete fare anche quella allo yogurt, ma a me non piace onestamente. Quindi ci metterò un po' di questa qui, che è la fresca mayo della Calvè con yogurt magro. Adoro, mi piace molto di più anche rispetto a quella normale. E buon pranzo! Per merenda facciamo i biscottini con 3 ingredienti, se volete 4 con aggiunta di varietà. Qui abbiamo le banane che stavo già cominciando a schiacciare. Non vi consiglio di frullarle perché altrimenti si scaldano troppo, diventa una purea, quindi schiacciatele con la forchetta. Poi gocce di cioccolato fondente, ci manteniamo light. Poi abbiamo i fiocchi d'avena, io li tengo qui ma vi ho preparato anche la bustina, uso questi di solito. Se volete ci aggiungete un po' di farina di cocco o cocco rapé, come vogliate dirlo. Se volete poi ci potete mettere davvero la qualunque, un po' di burro d'arachidi, marmellata, frutta secca, fate voi. Questa è sempre la base, diciamo banana, fiocchi d'avena, gocce di cioccolato. Quindi ho schiacciato le banane, aggiunto le gocce di cioccolato, un po' di farina di cocco e ora ci aggiungo i fiocchi d'avena. Anche questi vanno finché non si secca tutto l'impasto. Una volta che il composto è così, vedete, è colloso, ci prepariamo la carta forno su una teglia e facciamo i biscottini. Allora, cosa faccio? Io prendo un po' di impasto, poi sta a voi scegliere più piccoli, più grandi, eccetera. Schiacciate un po' e con la forchettina fate una forma circolare. Non li fate troppo piatti, altrimenti si bruciano e vengono duri. Quanto sarà? Un dito. E continuate finché non finite tutto. Poi questi vanno in forno per più o meno una decina di minuti. Controllateli sempre. 180 gradi. Ecco qua i biscottini. Controllateli sempre, mi raccomando. 180 gradi. Con mia madre come sfondo. Yeah. Ed ecco qui i biscottini pronti. Come vedete devono essere belli dorati, in superficie croccanti. Come vedete sono belli compatti.
gratinati e super 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 buoni. Fatemi sapere se poi li proverete e soprattutto in quale delle varianti poi sceglierete. Altra ricettina, sempre con 3 ingredienti, questo doveva essere il video, ricette con 3 ingredienti, senza farlo apposta. Comunque facciamo una cosa anche qui velocissima, magari nella prossima versione facciamo più cose cucinate con tempo ed edizione. Allora, ci serviranno zucchine, anche qui le dosi sta a voi sceglierle in base a quanto dovete cucinare per quante persone. Poi a me piace farlo con l'arrosto di pollo, però potete usare anche la fesa di tacchino normalmente, e la robbiola è buona anche con lo stracchino, insomma tutti i formaggi spalmabili. La Philadelphia, se riuscite a farla iper cremosa sì, altrimenti ci ho provato e tipo mi spezza tutte le zucchine, vedrete a cosa mi riferisco. Io ho preso quella senza lattosio perché mi dà meno fastidio. Primo step, prendiamo le zucchine, togliamo le estremità, le andiamo a lavare e le tagliamo a listarelle sottili perché le dobbiamo fare alla piastra, grigliarle. Ho comprato questo aggeggino su Amazon, che praticamente ha tutte lame, tutte cose che si cambiano, e appunto mi aiuta a tagliarle in questo modo. Adesso non so come mettermi per farvi vedere, ma basta fare di questo e appunto vi vengono le fettine che poi dovremo andare a grigliare. Ecco qui le mie fettinelle. Ora qui abbiamo la griglia, non la ungo, non ci faccio niente perché rimaniamo sul light. Una volta che è calda ci posiziono le mie zucchine. Se la griglia è bella calda basta anche davvero 2 minuti per lato. Ora che abbiamo le nostre zucchine grigliate, ci prepariamo tutto davanti, così facciamo proprio in 30 secondi. Qui abbiamo il nostro piatto di tacchino, la robbiola e ci basterà poi un coltellino. Quindi prendo la mia zucchina, cerco di mettere piano piano perché altrimenti si sfaldano, ve l'ho detto, la robbiola. Taglio il pollo a striscette, così riesco ad inserirlo bene all'interno. E poi molto semplicemente lo arrotolo. Eccolo qui. E questi poi li servite direttamente così a rosellina. Procedo e li metto nel piatto. Ed ecco qui i nostri involtini, chiamiamoli così. Sono stra buoni, non saranno bellissimi ma sono buoni. E avete praticamente tutto: contorno, proteina. Anche Ami lo vorrebbe. Quindi buon appetito. Quindi ragazzi, queste erano le ricettine light che vi ho proposto. Fatemi sapere qua sotto se avete qualcuna da consigliare a me e se vorreste vedere poi un altro video, magari di ricette un po' più varie, non solo light, che vi accontento perché tanto questi giorni cuciniamo proprio a rotta di collo, uno tira l'altro. Detto ciò, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete e noi ci sentiamo presto. Mi raccomando, state a casa. Ciao.